permettono, ha inizio la vita sulla Terra. Subito dopo, compare il primo replicante a base di DNA, l'antenato comune di tutte le forme di vita esistenti. Successivamente, i primi cianobatteri determinano la fotosintesi e l'atmosfera, e satura di ossigeno di scarto, avvelena quasi tutti gli organismi precedenti. Una catastrofe per tutte le forme di vita esistenti, ma allo stesso tempo una benedizione per il futuro genere umano. Il 27 maggio le prime cellule con il nucleo. Il 2 di novembre i primi organismi pluricellulari. Fino alla fine di ottobre la vita sulla Terra è costituita solo da esseri monocellulari. L'8 di novembre i protocordati, antenati dei vertebrati. Il 15 novembre il DNA genera le piante. Il 24 novembre i vertebrati si adattano alla terraferma. Prima la vita era stata quasi esclusivamente acquatica. Il 9 di dicembre inizia l'era dei dinosauri, che finisce bruscamente il giorno prima di Natale, verso sera. Il 26 dicembre i primati si diversificano da mammiferi. È il 31 di dicembre, l'ultimo giorno dell'anno, e alle 10 del mattino si evolve l'antenato comune tra noi e gli scimpanzé. Solo alle 23:32 minuti nasce in Africa la specie Homo sapiens. Alle 23:58 minuti ora non c'è segno di civiltà. Alle 23:58 minuti e 20 secondi finisce l'ultima glaciazione e l'uomo inventa l'agricoltura. Alle 23:59 e qualche secondo inizia la storia, così come la conosciamo.